Ciao a tutti, oggi vado ad analizzare e costruire un frame chiamato RoboCat 270. È un frame per mini quadricottero di classe 270 mm ed è acquistabile sul sito www.gearbest.com. All'interno della confezione troviamo un foglio illustrativo con l'esploso per la costruzione del frame RoboCat 270 mm FPV Racing Mini Quadcopter. Nel retro una lista dei componenti che presenti all'interno della confezione, quindi viterie, distanziali. Mentre in basso vengono indicati alcune eventuali caratteristiche per quanto riguarda il montaggio di motori, regolatori, schede di volo, tipo di batteria, eventuale sistema video per l'FPV. Sono indicati anche è indicato anche il peso del modello da 180 a 185 grammi, e in batteria esclusa un peso di 410-430 grammi, materiale fibra di carbonio, eccetera, eccetera. Canopy. Allora, la canopy è composta da tre elementi, due flange laterali e una parte centrale. Il materiale è materiale plastico per tutti e tre gli elementi. La rifinitura del taglio mi sembra buona, non ci sono sbavature di sorta. È presente nella parte centrale il foro dove verrà poi eventualmente sistemata la camera per l'FPV. Da valutare poi nell'assemblaggio del frame la perfetta coincidenza dei fori con il frame stesso, appunto. Sempre all'interno della confezione sono presenti delle buste con le viterie per la costruzione del frame. Sono già divise, vedo, per tipologia. Qui abbiamo dei distanziali in plastica, ad esempio, questi sono distanziali in metallo. Altri distanziali più piccoli in metallo, sempre con le loro viti, altre viti, insomma, è già diviso in base alla tipologia per permettere poi un montaggio più veloce e più semplice. Questi sono dei cuscinetti da inserire, da attaccare con il biadesivo già presente nel pezzo stesso per ammortizzare l'atterraggio. Vediamo un attimo cosa pesa il tutto a livello viterie, perché si potrebbe eventualmente pensare di passare a delle viti in Ergal per risparmiare qualcosa nel peso. Ecco, siamo a 60 grammi di soli viterie. Benissimo. Frame. Allora, il frame è composto da una serie di pezzi già tagliati in materiale carbonio. Ecco qui abbiamo tutto. Sostanzialmente quattro bracci, tre parti diciamo di superficie, e alcuni pezzi di unione, di giunture. Questi sono i due laterali che poi vanno posizionati sulla parte superiore del frame, li vedremo dopo in fase di montaggio. Benissimo, bracci, spessore del braccio, di ogni braccio 3 mm, un buon compromesso per offrire un'ottima resistenza in caso di crash. Il taglio mi sembra buono, non ci sono particolari sbavature, fori da 3 mm anche nelle parti piane, mentre il
lo spessore delle parti centrali è di 1,5 mm. 1,5 mm che comunque dà una buona resistenza per quanto riguarda eventuali crash. Perfetto, è tutto qui, passiamo al montaggio.